partiamo con un po' di total body photography e linee guida. Chi è che sa se ci sono delle linee guida sulla total body photography? No, chiedo a voi. Sapete che esistano linee guida sulla total body? Allora siamo qui apposta per cercare di vedere che cosa c'è sulla total body photography. Io parto da linee guida più generali, quelle del melanoma, ok? Questa è l'European Consensus Based Interdisciplinary Guideline per il melanoma, diviso sempre in due parti, sono del 22, adesso ci sarà un update del 23, ma non cambia molto su questo argomento e non ve lo voglio spoilerare perché c'è un grosso cambiamento che riguarda la microscopia confocale, riconosciuta come livello superiore, ma è perché ci sono dei lavori. Nella parte 1 si parla di diagnostica, ok? Quindi questo è importante avere presente cosa dicono le linee guida sulla diagnostica, perché è il nostro mestiere, quindi dateci un'occhiata. Innanzitutto dicono alcune cose abbastanza tautologiche, ovviamente abbastanza ovvie, cioè se io ho un sospetto di melanoma devo fare un'istologia, cioè non posso basarmi che sospetto un melanoma e non lo confermo istologicamente perché mi basta la conferma clinica. Ok, quindi questo cosa mi dice? Qual è il messaggio importante? Dopo andiamo sugli altri dettagli. Il messaggio importante è se io ho di fronte una lesione con una lentigo maligna e che penso sia una lentigo maligna, che sono sicuro che sia una lentigo maligna, non la tratto con i Michimod se non gli ho fatto almeno una biopsia. Ok. La conferma istologica fatela, poi dopo fate il trattamento che vi pare. Vi arriva il paziente anziano, melanoma nodulare, Alzheimer, mezzo morto, che sta per schiattare, però ve l'hanno portato, fategli una biopsia. Poi la decisione del trattamento la potete modulare su tutto il resto, però fate una biopsia, ok? La dermoscopia ovviamente deve essere utilizzata sempre perché aumenta la sensibilità e la specificità ed è molto importante farla su tutte le lesioni, quello che dicevamo prima, fare un bel check del paziente per una ragione fondamentale. È l'unico modo con cui aumentiamo la sensibilità. Se io la faccio solo sulle lesioni sospette, allora le asporto, ok? Non aumenterò mai la mia sensibilità. Devo aumentare il riconoscimento di nuovi melanomi. Ricordiamoci, per avere un po' di numeri, di epidemiologia, per sapere quello che stiamo facendo, perché poi nella routine di un ambulatorio, ma è proprio utile quello che sto facendo. Ogni 200 pazienti con più di 60 anni che noi visitiamo per un'altra ragione, perché venga per i capelli, per le unghie, per le ginocchia, hanno un melanoma. Ok. Rendiamoci utili. Se diamo un'occhiata, una spogliatina, un passaggio veloce con un dermoscopio manuale e siamo a posto. Vi faccio vedere questo paziente, che è un paziente che probabilmente avete già visto tante volte, perché è un paziente che ha psoriasi da più di 10 anni e una volta spogliato aveva questa lesione. Abbiamo neanche bisogno della dermoscopia. Cioè, quanti medici ha visto uno che ha la psoriasi da 10 anni? Ok? Peccato che avesse la psoriasi solo sui gomiti, sulle ginocchia, un po' sulle dita, un po' sui capelli. Ma come va il resto? Tutto il resto tutto bene e nessuno che gli tira sulla maglietta. Tiriamo su una maglietta che non è un grandissimo sforzo, quindi questo è il messaggio. Spogliamo, diamo un'occhiatina e siamo a posto. Ok? La dermoscopia va dato un'occhiata un po' a tutte le lesioni, dicendo quello che si diceva prima, almeno quella manuale, perché un passaggio veloce ti può far vedere in lesioni assolutamente, come dire, nulla. Da un punto di vista clinico ti possono far vedere invece delle alterazioni, come questa, diciamo, strana regressione, chiamiamo così, punti bluastri, che ad occhio nudo non potremmo mai percepire. Questa francamente è una lesione molto piccola, quindi diamoci un'occhiatina con la logica che ci siamo detti prima. Il problema c'è però che quando noi ci troviamo ad affrontare il concetto dello screening dei tumori cutanei, non siamo tutti d'accordo, non siamo tutti d'accordo. C'è questo lavoro che parla di dati epidemiologici, quindi dati veri, numeri, non di opinion, dati numeri, che fanno vedere come sia cresciuto il numero di melanomi, ok? Come sia cresciuto molto di più ancora il numero di melanomi in situ, quindi come ci sia stato un aumento di incidenza senza sostanziali variazioni di mortalità.
Ok, e questo è un dato che tutti conosciamo. Cosa fanno questi autori di interessante? Di interessante fanno un confronto ipotetico, in questo caso è calcolato in modo teorico, se tutta la gente nel 75 non aveva bruciature da sole e io aggiungo il rischio di bruciature da sole, immaginando che tutta la popolazione avrà avuto al 2015 delle bruciature da sole, quanto mi sarebbe aumentata la mia incidenza di melanomi? E la linea sarebbe stata questa, ok? E quindi molto discordante da quella realmente osservata. Poi fanno un secondo ragionamento. Il secondo ragionamento è questo. Quanto sono aumentati i melanomi in funzione di quanto sono aumentate le biopsie, scissioni, asportazioni fatte per sospetto melanoma, per lesione che togliamo per sospetto melanoma. E c'è una correlazione molto diretta. E poi hanno fatto un terzo passaggio, che è la terza figura, e dicono, ma se noi prendessimo i melanomi diagnosticati oggi e li facessimo vedere a un patologo degli anni 70, resuscitassimo Clark e gli chiedessimo, Clark, è un melanoma secondo i criteri che voi usavate negli anni 70-80? Beh, una certa quota dei melanomi che noi abbiamo diagnosticato oggi non sarebbero melanomi negli anni 70-80. Ok. Cambiati i criteri, si è abbassata la soglia. Okay. Concludono che questo insieme di fattori genera un circolo vizioso di overdiagnosis, di eccesso di diagnosi. Partiamo da dove vogliamo. Partiamo dal fatto che il dermatologo abbassa la soglia di biopsia, il dermatopatologo pure, perché fa tante biopsie, ha abbassato la sua soglia. Cosa genera questi fenomeni? Generano un feedback positivo. Cavolo, quanti melanomi che diagnostichiamo, come siamo bravi, quanti melanomi che ci sono, un problema, aumentiamo l'attenzione al problema, aumentiamo ancora più la sorveglianza, ok? Bene, facciamo più visite, vediamo più persone, tutti andate a farvi vedere per il melanoma, quindi va dal medico di base che lo manda al dermatologo, manda al dermatologo che di nuovo biopsia di più e ancora più contento, soddisfatto in questo circolo vizioso di successo, continua a fare asportazioni ed aumentare la sua, ad alimentarsi della sua autonoma soddisfazione. E come concludono gli autori? Così. Fermiamo lo screening. È l'unico modo, loro dicono, per risolvere il problema e fermare lo screening. Votiamo una consensus, chi è d'accordo? Proprio 100% di disaccordo. 100%. E io faccio loro un'altra domanda. Ovviamente ognuno può avere opinioni, perché se non siete d'accordo? Io vi dico il mio perché, ok? Per questo. No, perché la battaglia non è finita. Probabilmente stiamo sparando troppo in una direzione sbagliata, forse, e questo può succedere, che non siamo sempre perfetti nelle nostre decisioni, strategie, un domani miglioreremo le strategie, ma di melanoma si muore ancora, non è che non si muore, non si morisse di melanoma, va bene, hai ragione, basta, che se ne frega, cioè, fatti il melanoma quando è grande così, ti diamo una botta di pembrolizumab e se hai il 100% guarito, chi se ne frega, a quel punto sì, smettiamo di fare tutto, però si muore di melanoma, ragazzi, si muore ancora tanto, quindi è sbagliato il concetto, cosa dobbiamo fare? Perché non è, partiamo da un presupposto, Non è che tutto quello che ci dicono contro la nostra opinione debba essere sbagliato, ragioniamolo e facciamo e bilanciamolo su quello che invece è anche la nostro feeling, la sensazione. Quello che noi dobbiamo fare è identificare i soggetti a maggiore rischio, perché così ci focalizziamo di quelli che possono farci più melanoma, e migliorare l'accuratezza diagnostica, perché se noi togliamo meno non andiamo a nutrire quel circolo vizioso, se noi togliamo meglio, diciamo, questo è il concetto. Come facciamo a identificare soggetti a rischio? Focalizziamoci. Se ho dei giovani, facciamo un discorso molto facile, se ho dei giovani devono avere tanti nei, perché se un giovane ha pochi nei, guardo solo il neo strano, il neotipico che lui stesso mi porta. Fine. Seguo quelli che hanno tanti nei, più di 50, più di nei atipici. E devo seguire i rossi. Pelle chiara, capelli rossi, tante lentiggini. Questi mi fregano per due motivi. Primo, fanno melanoma più degli altri, lo sappiamo,
Ok, un domani quando faremo ad ampio spettro analisi genetiche probabilmente li identificheremo anche per un profilo genetico, ma oggi chi ha fatto un profilo genetico è lo 0,01% della popolazione, quindi non vale ancora. E un'altra cosa, perché li dobbiamo seguire? Perché ci fanno i melanomi più stronzi che abbiamo, ci fanno quelli rosa, ci fanno quelli che non vediamo noi e non vedono loro, perché non te ne accorgi, per cui uno sforzino su chi ha un fototipo particolare. Sopra i 60 anni, credo che sposterò la mia soglia, perché prima dicevo i giovani, gli adulti e gli anziani, quindi fra un po' dovrò spostare la soglia, quindi se vedrete un numero cambiato. Sopra i 60 anni, diciamo, chi è che fa melanoma? Quelli che hanno tanto danno solare. E chi è? Ma non solo che fanno melanoma, dove il melanoma è più difficile da individuare dall'individuo stesso. Quelli che hanno tante macchie, cheratosi seborroiche, lentigo solari. Secondo passaggio, ok? Siamo d'accordo su questo, che quelli sono i pazienti più importanti che noi dobbiamo seguire? Secondo passaggio, dobbiamo migliorare l'accuratezza, perché quelli sono anche i pazienti più difficili da seguire, ragazzi. Cioè non è che abbiamo preso quelli più facili, non è che abbiamo preso il bambinello di 8 anni con due nei globulari, che ci mancherebbe, non è che ci voglia una gran scienza. Abbiamo preso quelli con più di 50 nei atipici, quelli con tanto danno solare, quelli con la pelle rossa macchiata che non capisci niente, cioè quelli sono i soggetti più difficili. La dermoscopia, se noi usiamo solo la dermoscopia, non è male, ci basta, lo becchiamo il melanoma, ma togliamo una marea di roba e varia questo numero, non solo per l'esperienza, ma anche sulla complessità del paziente che hai di fronte. Se io prendo un paziente che ha pochi nei, poca roba, un neo atipico, la mia dermoscopia è molto precisa, manuale. Se un paziente che ha 200 nei atipici, la mia dermoscopia è imprecisa e devo togliere un po' a random, ok? Perché purtroppo il mondo non è bianco e nero, che ho la bella lesione ti manda a casa, la lesione brutta te la faccio sportare. Viviamo in un mondo di lesioni difficili e di solito se non ho altro la faccio sportare. Poi oggi possiamo metterci la microscopia confocale, non ve le voglio parlare qua nello specifico, però la microscopia confocale, se la usiamo bene, ci aumenta questa accuratezza diagnostica di molto, ci fa risparmiare un'abbondanza di asportazioni e quindi ci può dare un vantaggio. Ma possiamo fare un'altra cosa, perché noi non abbiamo solo lesioni difficili, noi abbiamo pazienti difficili in cui abbiamo un aiuto oggi tecnologico che è il total body photography, whole body photography associato alla dermoscopia digitale. Bene, le linee guida sul melanoma ci danno delle indicazioni. Innanzitutto ci dicono che sono una raccomandazione di tipo B. Allora, A cosa significa? Assoluto, fa da fare, se è una raccomandazione A. O la fai o ti prendo a schiaffi, okay? Cioè no, la devi fare. B è una raccomandazione che dice è bene farla soprattutto in determinati contesti, ok? C è la puoi fare, può essere utile, ma se non ce l'hai te la può pure risparmiare. Questo qua è un po' come si dividono in termini pratici le raccomandazioni, ok? La raccomandazione B è che la total body photography con il sequenziamento digitale, quindi con anche le dermoscopie, può essere fatta nei pazienti ad alto rischio, abbiamo definito prima, quindi sono quelli i pazienti su cui farla, ok? E che la dermoscopia digitale, anche questa nei pazienti ad alto rischio, soprattutto se hanno un alto numero di nei. Quindi il concetto è paziente con criteri di rischio e con tanti nei devo unire tutte e due le metodiche. Ovviamente le metodiche devono sempre, in questo bel lavoro del 2002 molto visionario del gruppo di Joseph Malve e Susanna Puice, ci dicono fin da allora, signori, da soli non servono. Facciamole assieme, fotografia total body e dermoscopia digitale. In quel momento si faceva molto dermoscopia digitale e basta, si registravano tanti nei, ma senza la fotografia generale non aveva senso e lo dimostrano con questo ovvio esempio dove dici sì, io posso registrare tutte le lesioni ma il melanoma mi è venuto da cute sana, quindi che te registro pure la cute sana? Oggi lo possiamo anche fare e quindi ti faccio le foto. A questo punto andiamo proprio al tema centrale. La total body photography e la dermoscopia digitale si deve fare, ma su specifiche indicazioni. Nel resto non è che non si può fare, sarà il mio arbitrio, faccio quello che mi pare. Però ricordiamoci dove è veramente utile.
Perché? Perché questa tecnica non ha solo bisogno di essere applicata e fatta da noi e operata da un buon intelligente operatore con un buon mezzo, ma è una tecnica che va ragionata e discussa col paziente, perché senza la compliance del paziente è perfettamente inutile. Se tu sai già che il paziente non ti torna, che non gliene frega niente, che è venuto da te scocciato, che è venuto da te perché non ha trovato posto nel pubblico, faccio un esempio banale, cosa che succede oggi, pubblico, e capisci benissimo che non ha feeling con te e sai che non torna, evita, risparmiati il tempo, tanto non torna, ok, questo è un po' il concetto, piuttosto togli 10 dei, così impara, però non torna, ok, questo è importante, quindi è veramente una cosa dove devi usare anche la comunicazione e la psicologia col paziente. Poi andiamo sui numeri, quali sono i pazienti a cui la dobbiamo fare e le la International Dermoscopy Society dà delle indicazioni, ok? Dei suggerimenti che non sono linee guida, ok? Sono indicazioni ad un livello diverso, non sono evidence based, sono molto experience based, molto expert based, ok? E dalla letteratura, dagli esperti, eccetera, i punti fondamentali sono chi ha più di 60 nei. Nei, non contiamo le caccattine di 2 mm per piacere, sennò tutti ce n'hanno più di... Nei, chi ha più di 60 nei, con la dermoscopia riconosciamo un neo da un alentigo, ricordiamocelo nella maggior parte dei casi, ok? Perfetto. Oppure chi ha mutazioni ad alto rischio per melanoma, CDKN2A, lo so di solito perché c'ho una familiarità, c'ho qualcosa, gliel'ho fatto, non è che lo fai a tutti i giorni. Oppure chi ha più di 40 nei, perché se ho 0 nei non me ne frega niente, e uno dei fattori seguenti, storia personale di melanoma, e questo secondo me è il punto più importante, perché noi abbiamo tantissimi pazienti con storia personale di melanoma, ma non dobbiamo fare a tutti la total body, la facciamo solo a quelli che hanno tanti nei, perché se ho pochi nei, che me frega, lo guardo, lo visito, se sono atipico, glielo tolgo. Paziente che ha i capelli rossi, paziente che ha mutazioni MC1R, ok, capelli rossi e MC1R spesso si associano, pazienti immunodepressi, il trapianto d'organo è il più probabile, ma sempre con più di 40 nei. Quindi la regola è faccio la total body e la digital dermoscopy solo se ho tanti nei, se no non è, non siamo da fare. Ovviamente cosa ci sono? Sono delle tecniche sviluppate nel tempo che ti richiedono tempo, acquisizione di tante immagini cliniche, tante, ben prese, il più omogeneo possibile, acquisizione di tante immagini dermoscopiche. E questa forse è la parte un po' più complessa, un po' più brigosa. E torniamo alla domanda che ci veniva prima, ma come la faccio? Quali prendo? Ok? E questa è una procedura che mi fa consumare tempo, per cui mi devo prendere tempo. Ed è giusto anche nel privato, ma anche nel pubblico, avere un costo separato, perché è tempo, io ci dedico tempo. Ovviamente questo mi permette di migliorare gli outcome di sopravvivenza, perché diagnostico melanomi più sottili, li diagnostico prima ed è dimostrato da questo lavoro, ma ricordiamoci un messaggio importante. Io faccio la total body e la sequential digital dermoscopy non per monitorare i nei, la faccio per monitorare i melanomi. E se uno dice, cavolo sei scemo, sai che è un melanoma? No, è che non lo so che è un melanoma, e non so qual è il melanoma, ma la faccio perché so che all'interno di quel contenitore, all'interno di quei pazienti, io ho probabilità che ci sia un melanoma. Torniamo ai numeri, per me i numeri sono importanti. Qual è la probabilità? 4 pazienti su 100... che a cui io faccio, vengono diagnosticati nel tempo con un melanoma. Non è poco, 4 su 100. Si fanno delle adiuvanti con un 4% di rischio, per intenderci. Quindi questo è quello che devo tenere in mente. Ed è per questo che devo creare una bella alleanza col paziente. Ti dire, tu hai un 4% di rischio, cioè ricordatelo. Puoi essere tu quel 4%. Ed è la statistica del pollo. Facciamo... io mangio un pollo, tu non lo mangi, abbiamo mangiato mezzo pollo per uno, quindi quello che c'è il melanoma ce l'ha tutto, però 4 su 100, ok? Quindi questo è importante da tenere presente. Come si fa? Perché ci sono delle regole su come si fa, o delle idee, degli spunti, e questo a me piace, ok? Child ci dice,
Non possiamo monitorizzare tutto, non possiamo registrare tutto, non possiamo monitorizzare una lesione per sempre, perché sono due fattori, quante per quanto tempo, ok? E allora come facciamo? Ne scegliamo un po' perché sono un po' più grandine, perché non ci piacciono, per quello che ci pare, non devi avere un criterio specifico, gut feeling, così, boh, questa, faccio così, punto. Total body photography, il paziente torna, ricontrollo tutti i pazienti con la total body photography, ricontrollo le lesioni monitorizzate e ne aggiungo qualcun'altra. Ritorna a 24 mesi, ricontrollo le lesioni monitorizzate, le prime più le seconde, ok? Cambiamenti le tolgo, non ci sono cambiamenti, tolgo il primo gruppo. Dopo 2 anni di stabilità smetto di seguire quelle e me ne aggiungo altre. E vado avanti così, in questo processo. Vi è chiaro? Tutto chiaro? Bene, perfetto. Questa logica ci aiuta, innanzitutto ci dà un riferimento, ci dà una logica e ci dà, ed è ragionevole. Poi con questo non è detto che noi abbiamo beccato il melanoma del primo, del secondo, del terzo gruppo, non l'abbiamo mai beccato. Cioè, può succedere. Perché? Perché comunque vedere il paziente non è che ci fa, se non abbiamo fatto la dermoscopia digitale non riconosciamo il melanoma. Tante volte lo riconosciamo perché la lesione che è cambiata con dei criteri del melanoma che prima non aveva. Quindi se anche io non ce l'avevo registrata, ho una lesione nuova. E molti melanomi evolutivi fanno così. Poi ce n'è una parte che non fa così, ma di solito sono quelle più lenta crescita, quindi ho tempo di prendere anche dopo. Problemi. È facile? No. È difficile. A quale distanza faccio le foto? Qua? Cioè, le devo fare in sequenza, cerco, devo cercare di standardizzarle, eh? Qual è la mia inquadratura? A volte sono dei contorni fantasiosi, cioè, dei salotti, no, cioè, è difficile anche questo perché poi lo fai dove puoi, e come confrontare? La gente cambia, a volte in meglio, a volte in peggio, l'aceto in meglio, le persone in peggio, la gente cambia, quindi a volte il confronto è difficile, quindi per questo ci sono tecnologie, qui vi faccio vedere. Giochiamo in casa Canfield, dello spettro di tecnologie Canfield e soprattutto la loro evoluzione. Canfield inizia la storia del total body molto ante litteram, fino ad arrivare al nuovissimo strumento che avete visto, lo Stargate della, della total body, e quindi c'è questa possibilità. Dopo ne parleremo, ne parlerò alla fine dello Stargate. Qua vi faccio vedere uno strumento che secondo me non è lo Stargate, ma è Quality Wise, cost effective, a me piace molto. Poi puoi avere lo Stargate, ci mancherebbe, magnifico, però è chiaro che non è uno strumento affrontabile per tutti, quindi 400 qualcosa, ok, siamo in terra di Ferrari, quindi se porta a casa quello, con cosa torna a casa? Però c'è questo strumento che secondo me è una buonissima qualità, perché? Perché mi permette di fare delle immagini a luce normale e a luce cross polarizzata, che mi fa vedere non una dermoscopia, ma quasi un'idea me la dà, e la combinazione delle due mi dà a me due informazioni, una quasi dermoscopica, chiamiamola così, e un'altra tridimensionale, palpability, la palpabilità, che è molto importante nel mio criterio clinico aggiuntivo. Quindi questo è uno strumento che ci permette, secondo me, un'ottima qualità. Funziona bene, automatizzato, ti riconosce la faccia, quindi ti dà questi vantaggi. Va lui, fa lui, e questo mi tende a standardizzare il più possibile le mie foto. Permette con dei filtri di vedere anche le aree rosse, le aree pigmentate, le aree bianche. Cioè, c'ha delle potenzialità, ma soprattutto mi permette di vedere nelle zone in dettaglio se ci sono dei cambiamenti, mi permette di fare le mie pizze con tutti i nei, e di utilizzare questo software francamente molto bello, dove tu puoi selezionare tutti quelli più grandi di 3 mm per esempio, puoi andare a vedere che proprietà hanno, che aspetto hanno e dove sono localizzati, quindi te li puoi seguire e puoi fare su quelli che hai seguito il monitoraggio digitale eventualmente e vedere che c'è una modificazione, ok? In questi casi ovviamente ci sarà questa tecnica che ti permette di farla ancora meglio in meno tempo con una sofisticatezza maggiore, ma la vedremo dopo pranzo, quindi come funziona questo strumento ci dedichiamo successivamente. Quindi com'è il processo diagnostico? Il processo diagnostico ha vari step,
Ok, prima di tutto dobbiamo selezionare i pazienti giusti, fare un monitoraggio, prendere le immagini, utilizzare la dermoscopia, eventualmente il confocale per migliorare la nostra precisione diagnostica, utilizzando le tecnologie che abbiamo nel bisogno che abbiamo. Solo in questo modo noi possiamo alterare e fare una modificazione a questo circuito. Come lo vedo io modificato? Innanzitutto cambiamo il nome. Non più overdiagnosis, ma good diagnosis, una buona diagnosi, ok? Cosa vogliamo cambiare per primo? Partiamo da qua, cambiamo l'awareness, mettiamolo un po' più focalizzata, quelli che sono a rischio, promuoviamo tecnologie che facilitano la diagnosi e il monitoraggio. Cosa dà questo come conseguenza? Che il dermatologo fa meno biopsie, perché? Perché utilizza dermoscopia, utilizza il follow-up, può utilizzare il confocale. E quindi riduciamo le biopsie. Se il patologo ha meno biopsie, non mi abbassa sta soglia, quindi il feedback è vero, quando ho tolto melanoma, perché ho tolto meno, che mi porta a dare soddisfazione e quindi a rifocalizzarmi su questo concetto. E questo, secondo me, può essere un modo in cui noi cambiamo questo circolo vizioso con un nostro intervento molto proattivo. Con questo vi ringrazio, vi ricordo che nel 2025 faremo un bel congresso a Roma, quello della Società Internazionale di Dermatologia, e, a cui siete ovviamente tutti invitati. Mi farà piacere vedervi. Grazie dell'attenzione.